Aspetta, questo video non è come gli altri, è diverso. Ciao, chi sei? Cosa stai cercando? Che cosa stai affrontando? Come ti senti? Vivi o sopravvivi? E soprattutto, chi vedi nello specchio? Ciò che ti circonda è esattamente ciò che circonda tutti. I tuoi dubbi, le tue perplessità, i tuoi problemi, le tue paure. Le viviamo tutti. Se qualcuno ti sta inviando, inoltrando o mostrando questo messaggio, è proprio perché basta solo allungare una mano. Per unirci, questo non è solo un appello. Questa è una vera e propria chiamata ed è rivolta a te e ad ogni singolo uomo e ad ogni singola donna. Il tempo ci dirà la verità. Per ora possiamo solo ipotizzare degli scenari e tra questi ce ne sono alcuni che molti di noi non sono disposti ad accettare. Molte persone, come te e me, considerano l'attuale contesto sociale un'alienazione delle nostre vite, un oceano di informazioni, una costellazione di emittenti, una moltitudine di provvedimenti, una miriade di adattamenti che riguardano adulti e bambini, che stanno dirottando il nostro domani verso foschi orizzonti. Tutto ciò è spesso discordante e difficilmente traducibile in un'interpretazione logica e coerente. Cerchi, ti informi, ascolti, intervieni, provi a conoscere, a sapere, a costruire, a prevedere, domandi, credi, dubiti, rassicuri. Nulla e nessuno è realmente stabile. Tutto è maledettamente incerto. Abbiamo atteso pazientemente, abbiamo rispettato consapevolmente, abbiamo agito responsabilmente. Abbiamo quindi osservato. Ed ora? Ora pensiamo liberamente. Non sei solo, non siamo i soli e ci stiamo cercando. Esiste un preciso momento in cui ognuno di noi viene chiamato a dimostrare chi sia veramente. Questo momento non era niente. E non sarà domani, ma è ora. Non ieri, non domani, esattamente ora. Chi ci ha preceduto ci ha concesso un'opportunità. Chi ci seguirà merita la stessa opportunità. Nel rispetto di chi ci ha preceduto e per amore di chi ci seguirà, quindi, noi ti stiamo chiamando. Discernimento tra bene e male. Il bene comune, l'identità nella comunità, il rispetto del diritto. Sono questi i valori della base. Concedi al tuo prossimo la tua presenza, le tue qualità, la tua professionalità per costruire la massa critica sufficiente alla difesa di tutto ciò che, in fin dei conti, ognuno di noi cerca nella propria vita. Amore, pace, serenità. Ogni giorno siamo uno in più. Ognuno in più siamo più forti. Ogni uomo o donna in più moltiplichiamo le nostre possibilità. E moltiplicando le nostre possibilità aumentiamo le nostre opportunità. Se senti anche tu che chi dovrebbe tutelarci non ha le capacità e non ha la volontà per farlo, se pensi anche tu che sia giunto il momento di reagire, se credi anche tu che sia benedettamente giusto vivere, per favore, rispondi a questa chiamata. Se la base si muove, tutto ciò che sta sopra trema. Tu, io, lei, lui, tutti. Noi siamo persone comuni. Non abbiamo colore, bandiere, ideologie, interessi. Non abbiamo e non chiediamo finanziamenti. Non siamo un'associazione, non siamo un movimento, non siamo un partito. Non siamo condotti né guidati da nessuno. Ci siamo spontaneamente uniti. Noi siamo persone comuni, spinte dal cuore e mosse dalla ragione. Noi siamo come te e tu sei come noi. Siamo solo, esclusivamente, umilmente, fortemente, la base. E tu? Adesso, chi vedi nello specchio? Grazie.
Aspettavi un logo, vero? Te l'avevo detto che sarebbe stato diverso.